con Mister Esposito al termine del match. Esordisco con l'espressione che ho utilizzato al termine della telecronaca, un po' simpatica. Non è un pesce d'aprile, abbiamo finalmente vinto, perché la vittoria mancava da un po' di tempo. Sì, siamo veramente contentissimi perché la cercavamo e adesso è passato un po' di tempo. È una vittoria che abbiamo voluto con tutte le nostre forze. È una vittoria che a un certo punto è sembrata facile e che poi, come al solito, ci siamo un po' complicati la vita da sola, diciamo, da soli. Diciamo che la polisportiva non è squadra per cardiopatici. È una vittoria che io voglio dedicare alla società. È proprio, questa qua è la vittoria della società, è la vittoria della famiglia Tavassi, la vittoria della famiglia Carrano, è la vittoria del direttore Guariglia. Dico questo perché in questo periodo in cui i risultati stavano stentando ad arrivare, nonostante, abbiamo sempre detto, alcune le prestazioni fossero anche positive, la società è stata molto molto vicina al gruppo squadra, molto molto vicina a me. È stata la società a incoraggiarci, a farci rialzare la testa per la delusione che avevamo per i pochi risultati che stavano venendo, quindi questa vittoria è tutta loro. Mister, abbiamo visto un Donato Capozzo in una posizione diversa rispetto alle ultime partite e l'abbiamo visto fare anche molto meglio rispetto alle ultime partite, quasi sempre decisivo, al di là del gol e dell'assist, insomma, è stato sempre pericoloso, ma in generale è stata una prestazione corale davvero eccezionale. Sì, Donato ha caratteristiche per cui se impara a giocare più vicino alla porta è un giocatore che può essere ancora più determinante di quanto non lo è di quando parte dalla linea laterale, perché ha calcio, ha filtranti e quindi potrebbe essere veramente la posizione ideale per lui. Chiaramente si trova in una posizione di campo diversa e quindi deve imparare movimenti, deve imparare a muoversi col corpo in maniera diversa, non è facilissimo, però l'ha fatto bene Mister Campanella, come state? Lo chiedo perché insomma sembra la maledizione dei difensori quest'anno, non c'è, è un periodo dove praticamente i difensori sono tartassati dal punto di vista degli infortuni. oggi. No, il capitano ha subito una distorsione alla caviglia, si è gonfiata, non è riuscito a rimanere in campo perché il dolore era troppo forte. Adesso aspettiamo un paio di giorni per vedere le reali condizioni sue, sperando veramente di recuperare quanta più gente possibile per il doppio confronto in trasferta da Attilio e Troina, perché questo campionato si sta rivelando molto molto difficile. Ho dato un'occhiata veloce ai risultati. Questa vittoria è ancora più importante anche in virtù dei risultati degli altri campi. Mister, tornando sull'infortunio di Campanella, mi sarei aspettato De Gregorio. De Gregorio messo magari nei tre dietro, perché De Gregorio anche l'anno scorso a Vallo gioca spesso in difesa, con Koulibaly magari in mediana. Messo Koulibaly dietro, ha fatto benissimo secondo me. E poi da De Gregorio il gol del 3-2. Volevo chiedere appunto se la scelta di Koulibaly può essere una scelta anche in ottica futura, magari provarlo nei tre dietro, perché davvero ha sbagliato pochissimo. E appunto perché per lui è una posizione un pochino inusuale, penso. In realtà Culi nelle partite in cui non avevamo nessun difensore over l'ha fatto già a Messina e anche in altre partite in casa. Volevo mettere Raffaele De Gregorio là a sinistra perché mi serviva la qualità del cross, in effetti qualche pallone buono invitante l'ha messo in mezzo. Sicuramente avremmo potuto fare molto meglio, sicuramente, soprattutto nel secondo tempo, però veramente, visto il momento, visto i tantissimi infortuni che ci stanno falcidiando, è una vittoria che ci teniamo stretta, ma strettissima, strettissima. Mister, chiudiamo con gli auguri di buona Pasqua. Sì, gli auguri di buona Pasqua che faccio innanzitutto a tutta la comunità di Castellabate e poi estendo a tutta la nazione, a tutto il mondo per questo periodo di pandemia, sperando che la campagna vaccinale proceda spedita e che si possa uscire al più presto da tutta questa situazione, e lo faccio a tutte le squadre del girone che possano trascorrere una serena Pasqua. Grazie mille. Grazie a te.